Intorno alla Terra si intitola, che è iniziativa del gruppo Donne SPCGL. E prima di iniziare la serata darei la parola brevemente al nuovo sindaco di Sotomaggiore, Michele Malè, che è presente questa sera. Grazie. Solo per salutare, per dare un ringraziamento a chi ha scelto questa sede, che è prestigiosa per ciò che rappresenta. È una sede prestigiosa perché rappresenta la volontà della provincia, di tutto il territorio provinciale e di questo nostro comune, di studiare, approfondire e conservare la cultura della nostra gente, che è una cultura della terra, perché la nostra gente ha una cultura legata profondamente alla coltivazione, e lì dove il termine cultura con la U si mescola in maniera profonda e si identifica con il termine coltura, cioè coltivazione della terra. Ma questo, quando ho visto il vostro invito, ho risposto dicendo che è un'iniziativa molto intelligente e saggia e lungimirante. Stiamo tornando a parlare di terra, dobbiamo parlarne certo in modo molto diverso da quello che abbiamo fatto negli anni passati, dobbiamo riflettere su questo grande valore che direi per molti anni abbiamo forse sottovalutato, presi in generale, dico, dalla febbre del progresso tecnologico, della produzione industriale e artigianale. Ma dimenticare la terra è un gravissimo errore. Allora saluto con grande entusiasmo, con grande gioia, questa riflessione che viene in questa giornata, a cui purtroppo dovrò sentarmi per impegni amministrativi che mi chiamano a Feltre fra qualche minuto, ma vi auguro veramente di avere l'occasione di riflettere in modo promettente, in modo costruttivo su questo tema, e che sia solo l'inizio di una meditazione più lunga e profonda, perché, ripeto, trovo molto intelligente, molto lungimirante che si torni a parlare, grazie a voi, che si torni a parlare di questo argomento, e che soprattutto in una zona come la nostra, che è evocata, si scelga di fare anche una riflessione sull'economia integrata o sulle economie possibili che questo periodo chiaro di luna pretende un po' da noi. Ecco. Grazie ancora e buona serata. Dovrò scappare, ma mi metto giù in fondo un po' mi fermo. La politica innanzitutto. No. Io prima di dare la parola alla Diana Ferli, volevo ringraziare a nome, credo, di tutte, Maria Rita Gentilini, che è l'anima di questa iniziativa e che si è data da fare moltissimo per riuscire ad organizzare insieme a tutte le altre donne. Guardate solo la meraviglia di queste cose. Ringrazio a nome proprio dello SPCGL, ringrazio tutti voi che siete così intervenuti a questo incontro e vi auguro buon ascolto. Lascio la parola a Diana Ferli del gruppo del coordinamento donne. Un caro saluto a tutti voi. Sentite, Finci? Sì, sì. Sono la responsabile del gruppo donne dello SPCGL di Bio, cioè delle donne pensionate iscritte alla CGL. È meglio che ripeto. Un caro saluto a tutti voi. Sono la responsabile del gruppo donne dello SPCGL di Belluno, cioè delle donne pensionate iscritte alla CGL. Oggi non si parlerà di diritti delle donne, spesso negati, né di sanità, né di lavoro di cura, né di sostegno agli anziani, né di violenza alle donne, eccetera. La collaborazione col Museo Etnografico di Serravella continua dopo le giornate dell'8 e 9 marzo scorsi, con un programma tutto al verde, in sintonia con la crisi che ci attanaglia. Si parlerà di biodiversità, di tutela del paesaggio, di recupero di varietà orticole ed agricole, di prospettive di lavoro in questo settore, fino ad arrivare al chilometro zero per contenere i prezzi di frutta e verdura
che come sappiamo sono sempre più cari. Non sono da sottovalutare fenomeni come l'individualismo della gente di montagna, per ragioni storiche e per l'isolamento, e la difficoltà di ottenere finanziamenti per far ripartire il lavoro nel territorio montano. Positivo il recupero di colture del territorio del passato. Ricordo anni fa la fiera dei frutti perduti antichi a Brisighella in Romagna, belli a vedersi e soprattutto saporiti, di un sapore che noi oggi dai frutti moderni non riusciamo ad avere. In agricoltura, tuttavia, non è tutto rose e fiori. Il sindacato deve essere sempre vigile. Vi leggo alcuni passi della relazione recente di Casanova Paolo Stua, della FLAI CGIL, cioè del settore dei lavoratori dell'agricoltura. Lui dice: ritorno alla terra e risorse dimenticate sono due questioni strettamente legate al lavoro agricolo. Oggi il settore agricolo conta 1 milione di lavoratori sul territorio nazionale, 52.000 in Veneto, circa 1.000 in provincia di Belluno, si spiega col territorio montano soprattutto. Le aziende spesso sono così piccole da non poter essere sindacalizzate. Il 20% dei lavoratori sono stranieri ed il 90% è assunto con contratti a tempo determinato che spesso non superano le 50 giornate di lavoro annue, in prevalenza donne con più di 50 anni. Sono quindi per la stragrande maggioranza operai stagionali, assunti per 3-4 mesi e licenziati ogni anno, pagati 7 euro all'ora, con redditi annui che difficilmente superano i 10.000 euro, compresa la disoccupazione, che tra l'altro percepiscono l'anno successivo, perché è calcolata sulle giornate non lavorate dell'anno precedente. Se uno di loro perde il lavoro quest'anno o non viene riassunto, vedrà i primi soldi dall'INPS a luglio del prossimo anno. Paradossale è il caso di un operaio a tempo indeterminato che, se viene licenziato al 31 dicembre, non prenderà nemmeno un euro di disoccupazione pur avendo versato tutti i contributi assicurativi. Non hanno né mobilità né cassa integrazione, zero ammortizzatori sociali. E di lavoro anche in agricoltura ce n'è sempre meno. Tutto questo senza contare lavoro nero e caporalato, che in agricoltura è in alcune zone del paese la regola, non l'eccezione. Infine Casanova aggiunge che lavorare per la pensione fino a 67 anni in serra, nei campi, nelle stalle, sollevando pesi, usando attrezzature pericolose, non è considerato un lavoro usurante? Mi fermo qui. A nome dello SPCGL vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi e vi auguro buon proseguimento.